Sono le ore 21:47, minuti primi del 6 novembre 2017, il day after elezioni regionali 2017. Bentrovati all'appuntamento dunque odierno di Obiettivo. Anche noi, insomma, insomma, ai centinaia di media, non abbiamo voluto fare a meno di dire, come dire, la nostra, di dare il nostro piccolo contributo informativo su questa importantissima campagna elettorale. Che di fatto è quindi l'appuntamento con le urne, soprattutto che ancora non si è di fatto concluso in termini di scrutinio, mancano alcune decine di sezioni dalle quali appunto non sono arrivati i dati ufficiali. Ma il risultato è ufficiale, lo possiamo dire, Nello Musumeci, neo presidente della regione siciliana. Parleremo quindi di questo in termini assolutamente generali, ma cercheremo di proiettare il voto regionale in ambito locale. Questo è il nostro compito, quindi quello che è successo qui, dove ci troviamo, a Caltagirone e in alcuni importanti comuni del comprensorio calatino, fermo restando che tutti sono importanti, ma in termini elettorali hanno, come dire, determinato più o meno l'eventuale elezione di alcuni candidati. Lo faremo tutto questo grazie alla preziosa collaborazione dei nostri ospiti in studio. Inizio col presentarvi Enzo Nicoletti. Come Buonasera, stai, Enzo? grazie. Abbastanza bene, grazie. La mente storica in termini politici locali e non, quindi ascolteremo con piacere il suo punto di vista, così come quello li avete già visti nella inquadratura larga, alla destra, al centro, ecco, di questa inquadratura. Un benvenuto a Paolo Crispino, Buonasera. segretario cittadino del Partito Democratico, e un benvenuto a Sergio Cruttadauria. Buonasera a tutti. Ovviamente lo sapete benissimo, vice sindaco del comune di Caltagirone, qui soprattutto però nelle vesti di commissario locale di Forza Italia. E allora partiamo con il dato generale che probabilmente già avete avuto modo di vedere in più parti. Prego la regia, guidata come sempre da Marco Raitano, di mandare la schermata con le percentuali dei candidati presidente. Dunque eletto governatore dell'isola Nello Musumeci, 40%, è chiaro, non è al centesimo il dato esatto, si aspetta quello definitivo da qui a qualche minuto. Quindi secondo si classifica Cancelleri con il 34,6, seguito da Micari 18,6, Fava 6,1, 0,7 invece per La Rosa. Allora, se c'è qualche, diciamo, aspetto che ti ha colpito da queste percentuali, quale, Enzo? Ma innanzitutto, buonasera ai cortesi telespettatori. Il dato del Cancelleri, cioè il 34% che lui ha conseguito, è certamente inferiore rispetto alle grandi attese che si addensavano attorno a questa formazione politica, il che mi fa sorgere due riflessioni. Una prima è che, dicevano bene i romani, divide e governa. Queste elezioni, diciamo, sono sorte sul sentiero della divisione, soprattutto nel campo a sinistra, e questo ha determinato già in anticipo sul risultato, un risultato già bello e pronto per quanto riguardava le formazioni della sinistra storica, divisi su tutto, contrapposti, proiettati non a raggiungere un successo, ma a prevalere l'una rispetto all'altra come ipotesi storica di rinnovamento. L'altra, appunto, come ti dicevo, quella di Grillo, attorno al quale si appuntavano moltissime, moltissime aspettative circa la rivoluzione istituzionale di costumi che sta attorno a questo grande partito. Mi sovvengono le parole del principe Salini e del Gattopardo, che tutto deve cambiare perché tutto rimanga come prima. Cioè i siciliani ormai probabilmente sono stanchi di annunci di grandi cambiamenti. Questo accadde quando invece del presidente dell'Assemblea abbiamo avuto il presidente del popolo. Attorno alla figura del Presidente del Popolo si sono addensati i desideri di grande rinnovamento dei siciliani e anche degli italiani, ma ciò in Sicilia non è avvenuto. Basta vedere i governi Cuffaro, i governi Lombardo, i governi Crocetta, ed ora speriamo che il nuovo governo che sorge sulla base di una meditata proposta politica possa realmente incidere per quanto riguarda i mutamenti e i consolidamenti delle cose positive che abbiamo.
Indubbiamente è così, ma è altrettanto vero comunque che risulta essere il Movimento 5 Stelle la forza politica più importante in termini numerici, appunto, che c'è in Sicilia in questo momento, avendo di fatto raddoppiato i voti rispetto a 5 anni fa. E allora la stessa domanda la rivolgo adesso a Sergio Gruttadauria. C'è stata cautela fino, insomma, al primo pomeriggio, malgrado i punti percentuali in più rispetto a Cancelleri, ma comunque stavolta, lo dicevi tu prima che iniziasse il nostro programma, gli exit poll, quindi insomma chi fa i sondaggi, ci ha preso in pieno. Sì, sicuramente gli exit poll hanno indovinato il dato che poi oggi in tarda serata sta uscendo fuori, che è la percentuale che vedeva nell'Homo Sumeci al 40% nei limiti massimi delle proiezioni, e così come Cancellieri partiva dal 34 al 36. E con molta cautela, appunto, per evitare magari facili entusiasmi, facili vittorie, così come magari è successo in qualche altra esperienza politica, nell'Homo Sumeci ha voluto attendere il dato, quello certo, che oramai è chiaramente confermato, quello della sua vittoria, con circa 6 punti percentuali in più rispetto a Cancellieri, anche se stamattina il dato non appariva questo, si camminava sempre con 1 o 2 punti in più, ma nel pomeriggio appunto c'è stata questa certezza, e questo finalmente è un dato importante per quanto riguarda, diciamo, il centrodestra. Centrodestra conferma che se unito vince. Lo abbiamo dimostrato l'anno scorso a Caltagirone nel giugno del 2016, quando tutta la coalizione del centrodestra attorno al candidato Gino Ioppolo ha portato a casa un risultato vincente. 5 anni fa invece è successo il contrario: nell'Homo Sumeci candidato, Micci, che è candidato, la divisione portò a vincere Crocetta. Quest'anno, grazie, diciamo, alla maturità dei partiti del centrodestra, non si è ripetuto l'errore e tutti assieme abbiamo portato una grande vittoria, perché è la vittoria di nell'Homo Sumeci come presidente, ma è la vittoria di tutto il centrodestra, perché poi i punti percentuali della coalizione del centrodestra, che sono circa il 39,4%, ancora appunto ci sono delle sezioni da scrutinare, corrisponde al dato, diciamo, elettorale di nell'Homo Sumeci, per cui tutti assieme abbiamo ottenuto un grande risultato, una grande vittoria, e l'augurio è proprio quello che da oggi ci sia una svolta per la nostra Sicilia, una svolta positiva, perché certamente la nostra coalizione nell'Homo Sumeci in testa ha una grande responsabilità, quella di dimostrare ai cittadini che hanno dato questo consenso che se c'è la buona politica si possono affrontare le tantissime difficoltà che certamente incontreremo e incontrerà il Presidente della Regione. Paolo Pispino, Gruttadauria diceva se il centrodestra è unito vince, in questo caso dobbiamo dire se il centrosinistra si spacca perde. Il principale sconfitto però è Micari. Credo che il principale sconfitto non sia solo Micari, ma è tutta la coalizione che lo ha sostenuto, in generale il centro-sinistra. Un risultato assolutamente deludente, il 18,8%, 18,5% conseguito da Micari non è certamente un risultato soddisfacente, anche sommato al risultato di Claudio Fava, circa il 6%, comunque non avremmo certo raggiunto i principali competitors di questa campagna elettorale. Il punto non è tanto la somma algebrica tra i dati dei due candidati del centro-sinistra, ma quanto l'idea di politica è quello che si è trasmesso ai cittadini. Venivamo fuori dall'esperienza del governo Crocetta, che certamente non è stata un'esperienza all'altezza delle aspettative. Se qualcosa si è fatto, senza dubbio, però le aspettative erano certamente molto, molto più alte, e ci si aspettava di più soprattutto dal primo governo di centrosinistra eletto direttamente dal popolo. Purtroppo non è stato così, ne abbiamo pagato tutti le conseguenze, le ha pagate purtroppo il professore Micari, che io ritengo comunque essere stato un candidato all'altezza, quantomeno sotto l'aspetto della preparazione, della capacità. Ha condotto una campagna elettorale
molto basata sui contenuti, cercando di lanciare delle proposte, cercando di trasmettere ai cittadini quello che voleva fare. Purtroppo non è riuscito, anche per un deficit di notorietà rispetto agli altri candidati, perché ricordiamo Musumeci non è certamente nuovo alla politica, è da 40 anni circa che fa politica e fa campagne elettorali, è molto conosciuto in Sicilia, così come Cancelleri, che ricorderà candidato anche 5 anni fa. Quindi pagando certamente anche la preparazione alla campagna elettorale, e questo ovviamente non è una responsabilità del solo Migari, è una responsabilità che i partiti, i movimenti che hanno sostenuto questa candidatura devono certamente assumersi. È inutile nascondersi dietro un dito, c'è una responsabilità. Credo si debba aprire una seria fase di riflessione da questo punto di vista sulla costruzione delle alleanze. Io sono sempre stato convinto, e noi a Caltagirone abbiamo sempre cercato di perseguire l'unità del centro-sinistra, piuttosto che allargamenti a forze politiche che magari non hanno in comune con il Partito Democratico alcuni valori importanti, alcuni valori fondanti di un partito che si ritiene essere un partito di sinistra o comunque un partito di stampo progressista. È un risultato deludente, ovviamente. È chiaro che adesso in Sicilia, ma credo che da questo punto di vista anche a livello nazionale, il partito debba aprire una seria fase di riflessione, soprattutto in vista delle elezioni politiche che avremo da qui a 6 mesi circa. Quindi io personalmente, come segretario del Partito Democratico di Caltagirone, per quello che vale, ringrazio il professore Micari per l'impegno, perché comunque bisognava anche avere coraggio per candidarsi in questa campagna elettorale che si annunciava già molto difficile. Ripeto, per come ci si è arrivati purtroppo in ritardo nella designazione anche del candidato, era una strada tutta in salita. Lui penso che abbia fatto una campagna elettorale rispettando i suoi principi e comunque all'altezza anche della situazione. Purtroppo questo non è bastato e ci consegna un dato certamente non positivo. Torneremo a parlare sicuramente di quello che potrà significare proiettato a livello nazionale questo voto di ieri, ma soprattutto adesso nel formare, insomma, l'attività amministrativa, che ruolo avranno le opposizioni, se avranno un ruolo soltanto di opposizione oppure Musumeci, insomma, dovrà in qualche modo stringere un qualche accordo per arrivare ai numeri necessari, no? Per far passare i provvedimenti. Quelli più importanti soprattutto all'ARS. Torneremo su questo argomento. Adesso cerchiamo di proiettare questo voto del 5 novembre in ambito locale. Prego la regia di mandare in onda la schermata con i voti di lista che si sono registrati qui a Caltagirone. Magari questo lo vedremo dopo. Questo anche, se possiamo vedere intanto i voti riportati dalle singole liste, per quanto riguarda appunto Caltagirone. E così porlo all'attenzione dei nostri ospiti in studio qualche istante. Eccolo qua, il primo, se lo possiamo mettere anche nello schermo grande in maniera da poterlo fare osservare anche ai nostri ospiti. Quindi come vedete 5.351 i voti riportati dal Movimento 5 Stelle, quindi quasi 36%. Facciamo scorrere la schermata, poi per 100 passi per la Sicilia la percentuale è del 3,7%. Poi la lista insomma, la coalizione a favore di Micari ha totalizzato come percentuale, se c'è il totale, ecco il 22,3%. Allora, mentre siamo qua, chiedo subito questa prima valutazione a Paolo Crispino, come reputa in termini generali il risultato ottenuto dalla coalizione a Caltagirone. Ma, credo che il risultato della coalizione sia un buon risultato, diciamo, nella media, regionale, insomma. regionale. Sì, le liste a livello regionale hanno conseguito circa il 25%, qui qualcosa meno. Il dato importante è quello del Partito Democratico, che innanzitutto conferma il dato del candidato presidente. Il candidato presidente Micari a Caltagirone ha conseguito circa 2.250 voti, quindi sostanzialmente gli stessi voti più o meno del Partito Democratico, che a Caltagirone oggi è il secondo partito, seppur di poco su Forza Italia, ma comunque Sì, adesso lo vedremo quel dato che era 20 già voti in più. comparso, sì. Ritengo che sia nella media di quello che è il risultato regionale. Anche il risultato del partito a livello provinciale, da quello che sappiamo, anche se ancora lo scrutinio non è ultimato, soprattutto a Catania città, è intorno al 15%, quindi anche qui a Caltagirone il risultato, diciamo, è assolutamente in linea. Facciamo scorrere ancora la schermata per vedere la coalizione che ha sostenuto il neo eletto presidente Nello Musumeci.
Come vedete, già lo preannunciava Crispino, si attesta Forza Italia sul 15% come il Partito Democratico, il totale della coalizione invece supera abbondantemente il 37%, poco sotto insomma i voti riportati dal candidato presidente. È quello che ti aspettavi, Sergio? Ah, sicuramente sì, in linea con le nostre attese. Innanzitutto come partito di Forza Italia abbiamo dimostrato appunto di essere il primo partito chiaramente della coalizione, di essere appunto presenti, di avere dato un apporto notevole alla nostra coalizione, ma anche in termini numerici abbiamo piacere di avere contribuito anche alla elezione di Marco Falcone, il quale è il primo degli eletti a livello provinciale con circa 12.000 voti, e quindi Caltagirone è il partito e la città che ha dato in termini percentuali più voti in assoluto al deputato Marco Falcone, per cui poi chiaramente complessivamente ci sono anche delle liste di appoggio che forse potevano fare anche qualcosina in più, ma complessivamente ci possiamo ritenere soddisfatti perché siamo in linea col dato diciamo del 40% che sono i voti che a livello regionale la coalizione ha espresso. Poi vedremo questo virtuale voto, insomma questa virtuale classifica dei 10 più votati a Caltagirone. Invece volevo pregare la regia se possiamo un attimino tornare indietro nella coalizione che ha supportato Micari, se possiamo fare scorrere un altro poco, perché volevo sottoporre all'attenzione di Enzo Nicoletti il risultato sotto il 4% di Alternativa Popolare, che insomma Caltagirone è sempre stata consistente. Come non si chiamava Alternativa Popolare, aveva altre denominazioni, però ha avuto sempre un elettorato importante in termini di numeri. Cosa è successo secondo me? Ma intanto è il tramonto di un gruppo dirigente che non è riuscito a creare i presupposti per una continuità, anche se in altre aree all'epoca poco congeniali, perché Alternativa Popolare sorge sostanzialmente dentro l'area di centrodestra e ne rappresenta la componente più moderata in tanta misura. Nel momento in cui altera questo suo ruolo storico all'interno del PD e del centrosinistra più compiacente, se vogliamo, ad accogliere questo movimento rispetto a quelli di sinistra, è chiaro che si snatura il ruolo storico che sembra avuto. Non può andare a competere con un Partito Democratico che è molto, molto radicato in tutti i territori della nostra penisola, probabilmente forse un po' meno nel nord, dove tradizionalmente è stato forte come un tempo. Però ormai si vede che siamo al tramonto di alcune forze di centro che, per avere l'esclusiva dell'etichetta della Democrazia Cristiana, hanno rinunciato anche qui ad unirsi, a pesare e ad imporre in qualche modo e in qualche misura quello che erano i punti forti del loro programma. Alternativa Popolare non aveva questa forza elettorale, politica, di riuscire a dare un segno di una svolta moderata a quello che era la coalizione. Non ce l'ha fatta e ne ha pagato per prima il prezzo. Se possiamo fare scorrere ancora un attimino verso l'alto la schermata, quindi tornando sul dato del Movimento 5 Stelle, volevo rivolgerti questa domanda, Enzo. Il Movimento 5 Stelle, fermo restando che ha molto incrementato i suoi voti, li ha praticamente raddoppiato rispetto a 5 anni fa, però sperava la vittoria e sperava soprattutto nel voto di chi non vota, perché era già bassissimo il dato percentuale dei votanti nel 2012, è sceso ancora quest'anno. E allora la domanda è: perché il siciliano non va a votare? Ma intanto attenzione ai dati statistici: molti siciliani non vanno a votare perché non sono in Sicilia. Sì, vabbè, è chiaro, non si può arrivare al 75-80%. Città e non tornano certamente per votare. Ma io penso che il 70% si potrebbe raggiungere se ci fosse voglia.
che non c'è. Perché non c'è questa voglia, secondo me? Ma intanto perché non si crede più che la politica sia lo strumento utile, adatto, necessario per generare cambiamento, per generare futuro, per generare felicità, come dicono gli americani, fino a contenere la loro stessa Costituzione. Ebbene, qui, come dicevo anche all'inizio, qualunque coalizione si è alternata nel corso dei decenni, ha in parte tradito le aspettative che erano di cambiamento, di miglioramento e di protagonismo che la Sicilia doveva pur possedere all'interno della penisola. Noi invece siamo andati a ritroso, non abbiamo seguito nemmeno i momenti in cui l'andamento economico era favorevole per l'Italia, e questo ha portato la politica a essere la prima o la principale responsabile di un mancato decollo, per cui questo ruolo così negativo ha pesato anche nelle aspettative delle persone che potevano investire nella politica il loro impegno, il loro amore per la terra, che si è rivelato del tutto inutile. Allora, adesso a questo punto, approfittando della presenza in studio di Paolo Crispino e di Sergio Cruttatauria, prego la regia di mandare in onda la schermata che riguarda proprio i due partiti che hanno più o meno confermato quello che è successo un anno e mezzo fa in occasione delle elezioni amministrative, ma più precisamente Forza Italia, come vediamo da questo dato, ha perso qualcosa come 600 voti. Sono 600 assenteisti o cosa, Sergio? Ma sono 600 persone che magari certamente non si sono sentiti coinvolti al 100% in questa fase, perché è chiaro anche l'assenza del candidato locale incide. Se ci fosse stato il candidato locale sicuramente ne avremmo recuperato almeno altri 2.000 voti a livello di lista. E quindi paghiamo da questo punto di vista l'assenza di un candidato locale. Questo è il dato che noi leggiamo. Io mi volevo un attimo collegare, se lo permetti, all'approfondimento che avete fatto su Alternativa Popolare e che SNCD. Cioè, loro pagano anche lo scotto, e là l'elettore ha fatto pagare a questo partito il fatto che questo era un partito eletto nel centrodestra. C'è una costola dell'allora PDL che formò un governo con Letta. Dovremmo portare un pochino le lancette indietro per ricordare cosa avvenne. Quindi dal PDL ci fu questa scissione, Angelino Alfano fece una maggioranza che non era prevista, quindi con un centrosinistra che non aveva avuto la vittoria che era uscita dalle urne. E in questi anni hanno governato appunto con il centrosinistra, e anche qui in Sicilia si sono presentati. Il primo appuntamento è stato proprio questo, e l'hanno pagato cara, perché il cittadino che si riconosceva in questo partito come partito centrodestra oggi non si sono riconosciuti in un partito che oramai ha una collocazione diversa rispetto all'origine. Certamente questo è un dato che è oggettivo e che va preso in considerazione, e che deve dimostrare a tutti che il cittadino non è una persona che non ragiona e che non riflette quando vota, ma anzi, al contrario, è molto attento, e lo abbiamo visto in queste elezioni, lo abbiamo visto appunto quando magari non va neanche a votare. Poc'anzi tu dicevi perché il cittadino non va a votare, perché ci sono cittadini che si possono riconoscere nei partiti tradizionali, perché ci sono dei programmi, così come quello nostro, con la nostra coalizione, o si sono riconosciuti in un movimento di protesta come quello del Movimento 5 Stelle, ma altri non si riconoscono né nell'uno né nell'altro, e quindi con la sfiducia che hanno, lo diceva poco fa dottor Nicoletti, appunto ritengono di non andare neanche a votare. Quindi anche una scelta di coscienza evoluta, non è un fatto di menefreghismo, così come magari si vuole far intendere, è una scelta voluta, c'è molta disaffezione alla politica, e questo è il ruolo che i partiti che sono in campo dopo queste elezioni debbono certamente farne un mea culpa e cercare di guardare, diciamo, ancora molto più attentamente all'interesse del cittadino, degli elettori, perché solo in questo modo potremmo negli anni prossimi, nei mesi prossimi, riportare queste persone a esprimere un loro voto
su, chiaramente su delle coalizioni che loro riterranno opportuno, ma è importante che queste persone possano essere, diciamo, possano convincersi e votare, ed è il ruolo, il compito dei partiti che certamente in questi anni, questo è anche vero, hanno certamente non dimostrato di fare una politica attenta nei confronti dei cittadini. Quindi qua entriamo in un altro, diciamo, in un altro filone che dovremmo approfondire, sì. Magari non è la serata, per ci sarà per modo sicuramente, questo aspetto. Saranno tanti gli appuntamenti elettorali. Allora continuiamo però questo argomento della sovrapposizione dei dati che riguardano Forza Italia e il Partito Democratico a Caltagirone. Se appunto ne perde 600 Forza Italia, il PD invece ne guadagna circa 300, Paolo. Malgrado la scarsa affluenza alle urne, quindi mi pare che sia un dato assolutamente positivo questo per voi. Sì, come dicevo prima, è un dato certamente positivo. È chiaro che non è esattamente semplice sovrapporre un dato come quello delle amministrative, in cui nella lista concorrono 24 candidati al Consiglio Comunale, 24 candidati locali. Come diceva Sergio, anche noi non avevamo un candidato locale, quindi questo avrebbe certamente dato un valore aggiunto, come d'altronde fu 5 anni fa. Il PD prese 2.500 voti perché chiaramente aveva il candidato locale. È chiaro però che è un risultato che comunque consolida il dato elettorale del Partito Democratico, che anche nelle precedenti elezioni regionali, ma anche alle precedenti elezioni europee, si attesta intorno ai 2.000-2.500 voti, grosso modo. Quindi è un dato, insomma, di un elettorato comunque stabile. Chiaramente c'è poi l'elettore in entrata, quello in uscita, insomma, quello che sceglie di non andare a votare o piuttosto votare anche un altro partito della coalizione o un altro candidato, però è un dato certamente assolutamente stabile, e questo per noi è positivo. È chiaro che bisogna, secondo noi, aumentare questo consenso verso la forza politica che rappresentiamo. Avendo avuto il candidato locale probabilmente avremmo certamente incrementato questo risultato, però insomma certamente è un dato che a Caltagirone ci soddisfa. Allora, prima di addentrarci sull'importante tema di quello che potrebbe accadere all'ARS, completiamo la lista, insomma, dei dati con questa virtuale classifica dei 10 candidati più votati nella città della ceramica. Eccola qua in onda, la possiamo vedere a tutto schermo se è possibile. E allora, come vedete, il più votato in assoluto è il candidato del Movimento 5 Stelle Cappello, 3.698 voti, seguito da San Martino e da Falcone, intorno a 1.200 entrambi. È un divario fin troppo netto, Sergio. Come lo spieghi? Divario tra il primo e il secondo e il terzo. Beh, l'abbiamo detto poc'anzi, mi ripeto, certamente Cappello, a cui faccio gli auguri per un buon lavoro, per una buona attività, essendo il candidato di Caltagirone, ha preso tantissimi voti, a differenza del nostro partito, dove, come dicevo poc'anzi, non aveva un candidato locale. Quindi il candidato locale chiaramente fa la differenza, è normale, ma possiamo anche ritenerci abbastanza soddisfatti complessivamente come lista, così come dicevo poc'anzi, perché oltre a Falcone c'è stato anche Papale, Daidone, che comunque hanno contribuito, così come anche altri. Ma su Falcone, per esempio, ci possiamo ritenerci soddisfatti perché ha avuto un risultato notevole nella nostra città, la percentuale più alta in tutta la provincia, e quindi lo sforzo del partito lo si vede anche in questi numeri che stiamo vedendo. Certamente il candidato locale incrementa notevolmente la lista, e il dato è questo. A noi è mancato il candidato locale perché abbiamo fatto questa scelta voluta di sostenere il nostro deputato uscente Marco Falcone, per cercare di dare una forza ancora di più rispetto al passato, anche perché Falcone, così come ha detto nello Musumeci in campagna elettorale, andrà a ricoprire anche il ruolo di assessore regionale, per cui ci siamo stretti attorno a lui per dargli un grande risultato, e personalmente
ma così come anche il gruppo consigliare al Consiglio Comunale di Caltagirone nell'interezzo lo abbiamo sostenuto e quindi siamo veramente soddisfatti per il risultato raggiunto su Marco Falcone. A proposito di candidature, Paolo, è stata una scelta, come dire, precisa, specifica del circolo locale del Partito Democratico non candidare alcun caltagironese è stata una direttiva provinciale? No, assolutamente no, direttiva provinciale, per fortuna noi godiamo di massima libertà, anzi la federazione provinciale ha chiesto a tutti i circoli se avessero dei candidati locali e non l'avrebbe assolutamente ostacolato una candidatura del circolo di Caltagirone come non lo ha mai fatto d'altronde. Semplicemente in questa tornata elettorale noi come circolo abbiamo deciso, avendo fatto un'assemblea degli iscritti, che non c'erano le condizioni per avere un candidato locale, perché intanto la riduzione dei parlamentari da 90 a 70 diminuiva nettamente le possibilità, ma non era solo questo, perché abbiamo anche spesso scelto di avere delle candidature pur sapendo che sarebbe stato difficile riuscire a eleggere un nostro deputato, ma c'erano le possibilità. La riduzione da 90 a 70 dei parlamentari è una candidatura last minute sostanzialmente, perché come dicevo prima la coalizione, la candidatura di Fabrizio Micari è stata costruita sostanzialmente a settembre e non c'erano le condizioni per poter avere una candidatura competitiva, quindi piuttosto che fare una battaglia in cui sostanzialmente prendevamo in giro l'elettorato locale non avendo alcuna possibilità, abbiamo preferito non candidare nessuno e ovviamente poi gli iscritti si sono orientati secondo quello che ritenevano più opportuno, ovviamente sostenendo il Partito Democratico. Il risultato d'altronde della lista è quello e quindi è stata una scelta assolutamente autonoma del nostro circolo. Allora, torniamo, se possiamo andare in onda nuovamente alla schermata con questa virtuale classifica dei più votati a Caltagirone, perché volevo rivolgere questa domanda ad Enzo Nicoletti. Cappello a parte, chi si deve ritenere particolarmente soddisfatto dal risultato ottenuto e chi no, secondo te? Ma, sicuramente San Martino, che è il secondo dei candidati che ha superato la soglia dei 1.262, rappresenta un successo clamoroso, che poi è una ripetizione di quello che ha avuto 5 anni precedenti, quindi non è una novità. Il che sta a significare che la fame di candidati caltagironesi che era presente nell'elettorato calatino, questa mancanza ha fatto disperdere una massa notevole di consensi attorno a figure che hanno una forte organizzazione personale nei vari territori della provincia di Catania, non solo a Caltagirone. E questa è una delle spiegazioni in virtù di risorse e di presenza del candidato San Martino. Se devo dire un nome che mi ha deluso sotto il profilo delle adesioni, purtroppo Barbagallo, il quale è stato molto presente negli ultimi anni a Caltagirone e ritengo anche positivamente attraverso una politica culturale di ampio respiro e poliedrica nelle sue espressioni. Mi auguravo, per quanto io non sia sotto questo profilo vicino alla forza politica di cui parlo, mi auguravo comunque per lui un successo più consistente, però questo è anche il mistero della politica. Eh sì, ci sono tante cose che non si possono spiegare. Allora, se possiamo dare un'occhiata mentre ci siamo alle altre schermate, non so qual è pronta, si trova già la regia relativamente a qualche altro comune del comprensorio calatino, giusto per soddisfare qualche piccola curiosità, con i voti che sono stati espressi in termini di preferenza alle singole liste. Vediamo cosa ci manda in onda la regia. Gran Michele, mi fanno cenno. Allora, eccolo qua, il dato percentuale a Gran Michele del Movimento 5 Stelle del 28,3, facciamo scorrere la schermata, 1,5 soltanto per 100 passi, quindi per Fava, mentre il centro-sinistra ottiene il 18% delle preferenze, la coalizione che ha sostenuto il nuovo presidente invece, Musumeci, ottiene, pensate un poco, il 51,68%. Mi soffermo un attimo e chiedo il punto di vista di Sergio Gruttadauria su questo dato particolarmente importante. Credo che siano poche le città in cui ha sforato il 50%.
Sì, ma qua si conferma quello che stiamo dicendo poc'anzi. Quando c'è il candidato locale, la lista, o in questo caso la coalizione, aumenta la lista in questo caso, perché a Gran Michele avevamo nella lista Idea Sicilia Popolare Autonomisti il senatore Compagnone, che ha preso un bel numero di voti, se non ricordo bene, 1.600, 1.700 di preciso, che quindi fa aumentare notevolmente la lista. Quindi quando c'è il candidato locale, anche Rocco Zapparrata di Rocco Zapparrata, perfetto, certo. Ecco, Rocco Zapparrata, quindi è chiaro che la forza del candidato locale la si vede in termini numerici di rappresentanza, certo, lo vediamo per esempio anche, scusami, nel Movimento 5 Stelle, che della videata che abbiamo visto poc'anzi a Gran Michele, il Movimento 5 Stelle rispetto a Caltagirone ha un calo di 7 punti percentuali, perché manca il candidato locale a Gran Michele, cosa che invece era a Caltagirone, certo. Per cui... Se possiamo andare in onda mentre ci siamo, un'altra schermata con un altro comune, non so cosa c'è pronto, quale comune? Palagonia, eccolo qua. Palagonia aveva dei candidati, due con praticamente Fava, uno nella coalizione di Musumeci, allora 12% per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, Fava il 20%. E uno dei peggiori risultati per il Movimento 5 Stelle, quello di Palagonia. Eh sì, però rispetto alle amministrative della passata estate è un dato importante, perché aveva preso molto di meno. Allora 20%, e qui forse è uno dei comuni in cui ha preso più voti Fava, e quindi la coalizione che lo ha sostenuto. Per quanto riguarda invece Micari, il 16, andiamo alla coalizione che ha sostenuto Musumeci, che arriva al 20% scarso, 19,6, scusate, il 50%, avevo saltato un rigo, e quindi importante risultato è a conferma, e qui chiedo adesso l'intervento di Paolo Crispino, a conferma di quanto detto da Sergio prima, insomma, il candidato locale trascina. Beh, sì, certamente, certamente aiuta avere il candidato locale. Lì Fava, per esempio, arriva al 20% circa, aveva due candidati, l'ex sindaco Valerio Marletta e l'ex presidente del Consiglio. Quindi anche qui è chiaro che l'effetto sul voto poi si vede, ovviamente. Il risultato di Musumeci, 51%. Parliamo anche comunque di comuni della provincia di Catania, in cui Musumeci è molto radicato, essendo ovviamente originario, quindi lui stesso è il candidato, certo, diciamo, locale come candidato presidente. È evidente che questo incide molto, così come se andassimo a vedere probabilmente Militello, la percentuale di Musumeci sarà molto alta. Aumenterà, come ovvio. Bene, allora credo che sia arrivato il momento di fare una breve pausa pubblicitaria. Riprenderemo per un'altra parte di questo speciale obiettivo elezioni regionali 2017. Cercheremo un po' di ipotizzare, con l'ausilio delle opinioni dei nostri ospiti in studio, che tipo di politica vedremo all'interno del RARSE, fermo restando che ancora appunto non si hanno i dati perfetti come saranno ripartiti i seggi, però è chiaro che insomma dovrà lasciare aperto il neoeletto presidente Musumeci qualche spiraglio anche alle altre forze politiche. Breve pausa pubblicitaria.